Ma salve cari ragazzi, salve. Salve, con salve. Questa che è l'ultima. Salve. 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 Andiamo avanti? Sì. Questa è l'ultima NEVS. Sì, aspetta, perché detta così la gente gli viene un infarto. L'ultima NEVS prima che ricomincino le NEVS. L'estate sta arrivando. Sì. Cioè, no, l'estate è arrivata, in effetti siamo già in estate. Che a noi, siccome non siamo ancora andati... No, è che ormai fa caldo, no? Quindi abbiamo il cervello che ogni tanto si spegne, va in stand-by, ci svegliamo in posti strani, spesso nudi, e non so più cosa dire certe volte. Mi sveglio. Siamo nudi perché nel frattempo ci spogliamo perché fa caldo. L'altro giorno stavo parlando con la mia ragazza e lei mi diceva che comunque preferisce l'estate, perché l'inverno ti copri, ma hai sempre freddo. No, è vero un cazzo. Esatto, cercavo di... Voglio l'inverno, voglio le tisane calde la sera e voglio tutte quelle cose da vecchi sotto le coperte. Ad ogni modo. Io vorrei l'inverno, ma con le ore di luce dell'estate. Quello sarebbe proprio la perfezione per me. Ma no, perché l'inverno è bello perché è buio, perché tu lo sai che alle 8 ti metti a dormire nel letto e ti vedi qualcosa. Il freddo, ma, il no. Buio. Cioè tu pensa a meno 20 gradi con la luce. Bellissimo, cazzo. Alle 11 la sera. Cioè però che ne so, io la mattina adesso porto a spasso il cane alle 6. C'è la luce, cioè se io porto il cane a gennaio alle 6 sembra che stiamo andando a puttane, cioè capito? Ragazzi, queste ultime NEVS sono un po' pazzerelle e noi ci teniamo, prima di dire qualsiasi altra cosa, prima di andare avanti, prima di fare i coglioni, a ringraziare i nostri collaboratori qui di SS.it, si sono alternati, proprio instancabili, sono stati bravissimi e quindi ci teniamo assolutamente a ringraziarli. Voi li potete vedere tutti quanti sul sito di QDSS.it. Mi raccomando, stanno facendo un bellissimo lavoro anche sul sito e quindi diamogli merito e dategli soddisfazione, andatevi a leggere gli articoli. Parlando di soddisfazione e parlando di estate, cosa c'è di più soddisfacente che indossare una bellissima maglietta, magari nera, proprio adesso che c'è questo sole che ammazza? Però ci sono anche quelle bianche. Ci sono anche quelle bianche perché noi vogliamo essere gender fluido con le magliette. Facciamo così, andate su Tool Shop e date un'occhiata alle nuove magliette, perché ce ne sono di molto molto carine e di molto deficienti. Vi mettiamo il link in basso, sono appena uscite le nuove magliette con le nuove scritte, le battute lì. Quelle sul server, quelle che si sono alternate negli anni ormai, quindi potete ordinarle, link in basso, andate a farvi una cultura, merda. La Super Mario Orchestra è in realtà, ha annunciato il concerto in Giappone, ci mancava solo questo, in Giappone, c'hanno tutto. Ci sono molte persone che per un motivo o per l'altro non vanno in vacanza durante i mesi più gettonati per le partenze, ma sopportano le valanghe di foto che gli amici postano su social network durante le ferie. Stringono i denti e resistono fino a settembre. E questi piccoli eroi della società moderna, si segnala il Koopa is the protagonist. Che era il Koopa? Koopa. Questo Koopa è marittimo, c'è pure. Questo è il titolo del concerto speciale interamente dedicato a Super Mario, che si terrà a Kyoto, il CIMEX, che è una fiera, dovrebbe essere, 2018, a Kyoto il 15 e il 16 settembre. Andiamo? Sì, no, perché è giusto il ragionamento che fa il nostro Samuele, cioè a te che purtroppo non puoi permetterti una vacanza, no? Vai a Kyoto. Un'orchestra sinfonica proporrà le magnifiche melodie tratte dai giochi come Super Mario Bros. 1, 2 e 3, Super Mario World, Yoshi's Story, Super Mario 64, Super Mario Galaxy e Odyssey. Colonne sonore della Madonna, veramente roba che ti si pianta qui, non la dimentichi neanche in punto di morte. Allora, Super Mario Odyssey non l'ho mai giocato, ma Super Mario World... Cioè io qualsiasi nota di quel gioco lì mi richiama tutta la colonna sonora dall'inizio alla fine. Noi abbiamo una telecamera della Canon, non voglio fare... Però quando l'accendi, quando fa lo stesso suono, lo stesso identico suono dell'accensione di quando parti su Super Mario. Ed è, sono feels tutte le volte. Tutte le volte accende... E parte così, vabbè. Ma se il Giappone non dovesse essere una meta di vostro interesse, c'è sempre il piano B, l'America. Giusto per parlare di roba dietro casa, no? E quindi, che non potete permettervi la vacanza, che ne so, a Rimini,
Tranquilli perché... No problema. Sembra infatti che saranno disponibili dei giocattoli di Super Mario in omaggio unicamente presso i McDonald's statunitensi. E vaffanculo però. Cosa abbiamo imparato durante quest'estate 2018? Che se sei un fan di Super Mario europeo, la vita ti appare molto più ingiusta. Oppure te lo prendi. Samuele Nicotraca, Barbarossa, che poi non è che io vada in vacanza d'estate perché non ho soldi e che è più facile trovare parcheggio in centro. Bene. Vieni a Termoli. Vieni a Termoli. Dipende dalla città. Vieni a Termoli in estate. Termoli è una città molto estiva. Non ci vedrete in giro per Termoli. Non ci pagano per fare turismo a Termoli, anche se siamo gli unici del Molise ad essere conosciuti worldwide. Qua su YouTube il Molise non esiste, ma ci sono quei due sul server. Vai a destra, vai a sinistra, quello è quello di quei due sul server, quello è uno di quei due sul server. Dove sta il pelato? Dove sta quello con i capelli? Poi mostri una foto del castello di Termoli e ti fanno, ma che cazzo è sta roba? Quindi, comune di Termoli, impara a riconoscere le persone, perché una volta avevamo Jacovitti, poi avevamo Federico II di Svevia, e poi noi, cioè a distanza di diversi secoli. Si alterna. Non è vero, adesso abbiamo Antonio Casolino. Antonio Casolino che ha praticamente 90 anni, è comunque tarella. Però, se vai in piscina, non sto scherzando, è un vecchietto. Cioè, tu ci sono vedi. Articoli e articoli. Sì, sì, sì. Cercate Antonio Casolino, campione di nuoto. Cioè, questo qui, voi avete 22 anni, pensate di essere bravi a nuotare, vi fa un culo così. È un mostro, non so come faccia. Gli farei un'intervista. Termoli Tremiti si fa. Sì, Termoli Tremiti. Tremiti sono delle isole vicino a... Giustamente per noi può essere normale parlare di Tremiti, per tanti che abitano al nord non sanno mai che cos'è. Le isole Tremiti sono bellissime. Deturpate dal turismo, quindi non ci andate mai ad agosto, mai nella vita. Settembre, maggio. Ah, ok, però sono delle isole che tu vedi ad occhio nudo da Termoli, però non è che vedi ad occhio nudo e sono 2 chilometri. Cioè, no. Le vedi ad occhio nudo, ma sono grandi come un confetto. Dovrebbero essere 20 chilometri da qua alle Tremiti, e questo se le fa a nuoto. Il problema del signor Casolino quando arriva a nuoto alle Tremiti è che ci sono un po' le meduse che irritano. Questo è il suo problema. Comunque sia, parlato di questo nostro eroe locale, andiamo a prendere atto del fatto che un'orchestra sinfonica che suona le musiche di Super Mario potrebbe effettivamente farlo venire duro a un sacco di gente. Le 5 vacanze nei videogiochi finite veramente male. Sai perché mi viene in mente Lara Croft? C'è chi va al mare, chi in montagna, chi resta a casa, e gli eroi e protagonisti dei nostri giochi non fanno eccezione, prendendosi ogni tanto una pausa o organizzando un viaggio. Purtroppo però non sempre tutto va come previsto. Scoprite le vacanze peggiori nell'articolo di Marco Carratore su QDSS.it. Questo è un articolo che sta sul nostro sito che parla delle vacanze disastrose degli eroi dei videogame. Secondo me è un gran bell'articolo. The main theme di Civilization 4 è alla fase finale di America's Got Talent. Perché succede pure da noi, se non ve ne siete accorti. Italia's Got Talent, Tu sì che vales, tutti questi programmi qua fregano le canzoni dei videogiochi. Sì? Sì, sì, le fottono proprio amabilmente. È successo pure in Italia, ci stavano dei temi musicali dedicati ai videogiochi che mettono per intrattenere. Ma sai che mi è sembrato di sentire qualche pezzo di Ori and the Blind Forest al telegiornale? Non lo so se al telegiornale pure fanno questa cosa, però io immagino che loro abbiano la possibilità di utilizzare delle librerie, e magari in queste librerie ci sono dei temi musicali tratti dai videogiochi. Mi viene da dire solo questo. Sì, è successo. La scorsa settimana, tra un'esibizione e l'altra, si è presentato sul palco di America's Got Talent un piccolo coro di parrocchia di appena 157 persone. Più della media di tutti i fedeli di una qualsiasi parrocchia. 157 persone sono tante. Vabbè. Tale, scusate, perché poi c'è scritto Angel City, allora ho letto Tale perché ho in inglese. Tale Angel City Corel? Il coro di Angel City. Questo coro cristiano, composto da membri di ogni etnia, età e orientamento sessuale, come Ubisoft... Ha detto membri. Si è presentato alla competizione con Baba Yetu, il main team di Civilization 4, vincitore di un Grammy nel 2011. Il testo della canzone è il Padre Nostro tradotto in lingua Swahili. Dettaglio non indifferente se consideriamo che stiamo parlando di un coro di chiesa multietnico. La performance è stata sontuosa, al punto che il coro si è aggiudicato un Golden Buzzer, che consiste nel passaggio diretto alla fase finale della competizione. Riusciranno i nostri eroi a vincere la gara?
Non lo sappiamo, ma di sicuro adesso un bel po' di persone in più, noi compresi, fanno il tifo per loro. Michele Miranda, aka Sittingbull. Che nuovo, un nuovo collaboratore, che spawnano così i collaboratori. Che ci dà chiaramente delle informazioni, ci dice buone vacanze e non uscite nelle ore più calde, soprattutto voi due che ormai ci avete una certa età. Praticamente ha fatto un riassunto dei servizi del TG4 e di studio aperto per tutta. Comunque, caro Michele, tu sei nuovo, non vieni ancora bullizzato, appena ti prendo a tiro ti metto la testa nel cesso. Appena sbagli un congiuntivo sarà la tua morte. Pornhub, questa devi leggere tu. Perché? Comunque sia, io pensavo che si riferissero più che altro alle colonne musicali che si usano durante gli intermezzi, sì, di no, America. Qui hanno proprio riproposto tutto quanto. Vi invito a fare attenzione durante i programmi, perché soprattutto questi qui dove c'è bisogno di una varietà sonora molto molto elevata, ecco, ci sta sempre di mezzo qualche tema musicale tratto dai videogiochi. Anche perché, cioè, molti videogame oggi come oggi hanno colonne sonore orchestrali pazzesche, cioè che ne so, chiamano Hans Zimmer per fare roba grande. Cose. Pornhub presenta Fortnite, la porno parodia di Fortnite. Fortnite è ormai onnipresente, che siate casual gamer o videogiocatori incalliti, il titolo Battle Royale di Epic Games vi sarà certamente familiare, tanto che notizie, curiosità, meme, eccetera, sono ormai all'ordine del giorno. E io non capisco. Poteva mancare la porno parodia di questo gioco? Se la risposta è sì, non sarete d'accordo con Pornhub che, dopo le mirabilanti parodie di Overwatch, Dick e Morty, e 10 Inch Mutant Ninja Turtles, tanto che ce n'hanno alcune, è passato al famoso titolo competitivo. Io credo che Pornhub ci debba dare almeno un riconoscimento, non dico tanto, ma almeno un riconoscimento. Pornhub, mandaci un paio di magliette, perché ormai tanto tutte le notizie che caga fuori no, a da noi diciamo, passano. Quindi, mandaci le magliette Pornhub. L e XL. Ok, dovessi mai... Almeno le magliette. Sono i toraci. Poi se ci vuoi mandare le mutande, le misure, non le sappiamo. Comunque sia, indicativamente sotto il metro e mezzo. Giusto? Vai. La trama è semplice ed efficace. Quattro personaggi, tra cui due PG con la skin base, uno Skull Trooper, un tomato Head Version. Lo so che è porno, ma è Skull. Skull. Quello sei tu, lo Skull. Lo Skull... Head version hot da testicle head atterrano su una mappa per darsi battaglia in un modo che sarà facile immaginare. Chi vincerà? Tommaso Quagoruccio a Cacchiba, fate tutte quelle cose che dicono al TG e evitate di guardare i cantieri nelle ore più calde. Questo è sempre per noi, grazie Tommaso, pure tu prima o poi. Scusa, noi fino a due anni fa, tre anni fa, con queste temperature, non sto scherzando, con queste temperature e con il sole ancora alto, ci allenavamo su una terrazza sotto al sole, poggiando le mani a terra che c'erano 70 gradi. Io non lo so se adesso riuscirei a rifarlo. Non lo so, anche solo il pensiero. Cioè io al pensiero sto sudando nel crepaccio del culo. Cioè, già in palestra se non c'è l'aria condizionata climatizzata prima di allenarmi faccio questo, mi vado a cambiare, intanto raffreddo la stanza. Almeno un deumidificatore, c'è qualcosa, perché qua è l'umidità il problema, sì. Perché che cazzo, io sono stato in posti freddissimi e in posti caldissimi dove il caldo era secco e si poteva stare, dove il freddo era secco grasso si poteva stare. Tutto per dire che Termoli è una città di merda molto umida, è colpa delle fabbriche e dei cantieri, no? Io credo che sia colpa, degli immigrati, ma poi fate voi. È vero, è tutta colpa degli immigrati. Sapete perché? Perché gli immigrati bevono molto, no? Bevono tanto. E quindi quest'acqua che loro continuamente bevono per dissetarsi dal lungo viaggio, quello crea l'umidità. Ed è un altro motivo per cui detesto gli immigrati, oltre al fatto che mi hanno rubato il lavoro, come ben sai. Sì. Tu hai due immigrati sul server. Io credo, cioè io... Poopers là fuori. Per queste cose. Non le riprendete. Perché sennò pensano che parliamo seriamente. Ci vediamo alla prossima Nevs. Che sarà la prima settimana di settembre. Quindi buon agosto. Speriamo di mancarvi un pochino. Noi ci vediamo con la programmazione estiva
che sarà quella che abbiamo detto, perché comunque i numeri di mi piace sono arrivati, sono stati tantissimi, e quindi siamo contenti e vi vogliamo fare contenti, anche se il gusto non guadagneremo un cazzo. Mi raccomando, voglio dire, prima di lasciarci, voglio dirvi una cosa che sicuramente vi tirerà su di morale. Il mese di agosto è molto divertente, volerà e sarà un attimo prima che riaprirete il diario con una cartella sulla schiena. Ci vediamo, ragazzi. Pezzo di merda, maledetto.